Ciao Alessandro, ben arrivato. Grazie, grazie Zaina per l'invito e a tutti gli amici di Fanpage, ovviamente, che io stimo moltissimo. Grazie mille. Allora, siamo con il deputato PD Alessandro Zan che, diciamo, ormai da mesi sta facendo parlare di un DDL che, diciamo, potrebbe fare al nostro paese un passo evolutivo in avanti, mi permetto di dare una mia opinione. E, vorremmo parlare con te, appunto, innanzitutto di quello che sta succedendo col Vaticano, perché è arrivato dal segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pierpaolo Parolin, una dichiarazione. Dice: le preoccupazioni della Santa Sede sul DDL Zan sono legate al fatto che il concetto di discriminazione resta di contenuto troppo vago. In assenza di una specificazione adeguata, corre il rischio di mettere insieme le condotte più diverse e rendere pertanto punibile ogni possibile distinzione tra uomo e donna, con delle conseguenze che possono rivelarsi paradossali e che a nostro avviso vanno evitate finché si è in tempo. L'esigenza di definizione è particolarmente importante perché la normativa si muove in un ambito di rilevanza penale dove, come è noto, deve essere ben determinato ciò che è consentito e ciò che è vietato fare. Cosa ne pensi? Ma insomma, vedo che comunque la Santa Sede, dopo lo strappo e l'invasione di campo senza precedenti che c'è stato l'altro giorno, comincia a rivedere un po' le sue posizioni, già dicendo che non è che vuole bloccare la legge, ma vuole migliorarla. E questo, insomma, è più accettabile perché si inserisce nella normale dialettica che dovrebbe sempre esserci quando si discute di questi temi. Io però voglio dire anche al segretario di Stato Parolin che la nostra proposta di legge, che ricordo a tutti, è stata approvata alla Camera a larghissima maggioranza, anche con il voto segreto, è una legge che è il frutto di una lunghissima mediazione e che ha raccolto le sensibilità, le preoccupazioni, insomma, abbia fugato le preoccupazioni di molti parlamentari che poi l'hanno, ripeto, votata, e noi abbiamo già fatto un lavoro di questo tipo. Cosa abbiamo fatto sostanzialmente rispetto alle preoccupazioni che il Vaticano esprime? Abbiamo preso una legge già esistente, la legge Reale Mancino, che contrasta l'odio razziale e religioso, che oggi è in due articoli del codice penale, il 604 bis, istigazione all'odio, 604 ter aggravanti, e l'abbiamo praticamente estesa alle altre condotte discriminatorie, cioè non abbiamo inventato nulla, non abbiamo aggiunto nulla, e dunque se gli articoli del codice penale valgono per la discriminazione verso l'odio religioso, che riguarda anche i cattolici, e vale anche per il razzismo, deve valere allo stesso modo per contrastare l'odio misogino, l'odio omotransfobico e l'odio abilista, cioè nei confronti delle persone disabili con disabilità. Ma secondo te Questo. qual è la paura del Vaticano? Ma la paura del Vaticano, secondo me, è che qualche parroco in chiesa usi un anatema omofobo e venga poi sanzionato. Ma qui lo ricordiamo, la legge Mancino è ormai una legge collaudata, cioè se un prete anziché dire una cosa omofoba, dicesse una cosa razzista, bisogna vedere come la dice e in che modo. Che cos'è che condanna oggi la legge già per i reati di odio razziale e religioso? L'istigazione all'odio, cioè quando una espressione diventa un'azione, cioè diventa un pericolo concreto per la persona, per il gruppo sociale destinatari di questa espressione di odio. Dunque, se un prete dice per me l'omosessualità è contro natura, è un peccato, questa è comunque un'opinione, cioè non è che i reati d'opinione, infatti, dal nostro ordinamento difficilmente vengono puniti, perché appunto c'è una garanzia dettata dall'articolo 21 della nostra Costituzione che sancisce che noi viviamo, fortunatamente dico io, in una democrazia dove è tutelata la libertà di espressione e di opinione. Certo. Dunque, nella democrazia è contemplato anche il fastidio. Se c'è qualcuno che dice una cosa che mi dà fastidio, pazienza, cercherò di persuaderlo con la forza delle idee, del confronto, del dialogo. Certo. Altra cosa invece è se quella espressione mette in pericolo l'incolumità o la discriminazione di un'altra persona. Ecco che allora
È proprio qua che Quello ci deve è essere la l'ovvio, distinzione. E è la infatti questo, no, è distinzione. un po', cioè chi si Però la oppone lettera è al già un DDL reato in è già reato. Italia, è già un reato per l'odio razziale, a meno che qualcuno non pensi che istigare all'odio verso una persona omosessuale sia meno grave che istigare all'odio verso, ad esempio, uno di religione diversa. Ecco, perché se fosse questo il problema, allora questo sarebbe assolutamente inaccettabile. Certo. E bisognerebbe respingerlo al mittente, proprio perché la nostra Costituzione è chiara su questo. Non ci può essere mai una disparità di trattamento tra cittadini che hanno condizioni personali diverse. No, ecco Differenti. perché noi abbiamo appreso una legge dello Stato già collaudata che c'è già e l'abbiamo estesa alle altre discriminazioni. Più chiaro e più facile di così, non so che altro dire, No, francamente. ma è chiaro, solo che diciamo quello che vediamo spesso da parte di chi si oppone, no, al DDL tuo, DDL Zan, è proprio in merito, no, alla limitazione della libertà di espressione, alla censura, ma allora ora non possiamo più dire niente. Allora, come spiegavi tu prima, è importante riuscire a fare una distinzione tra la libertà di espressione e l'istigazione all'odio. Puoi provare a fare un altro chiaro esempio anche relativo alla comunità LGBT e alla misoginia, di cui chiaramente si parla all'interno di DL Zan. Cioè, per far capire con diciamo, un esempio pratico alle persone la differenza. Allora, ripeto, se qualcuno dice per me l'omosessualità è un peccato, io sono contrario al matrimonio religioso, o per me le donne sono inferiori agli uomini, ecco, questa potrebbe essere un'espressione di misoginia, questa è un'opinione, nel senso che è assolutamente non condivisibile al 100%, ma è un'opinione. E se invece io dico domani andiamo a picchiare tutti i gay, oppure gli ebrei dovrebbero essere buttati in un forno crematorio, ecco, perché queste espressioni si usano ancora nel Purtroppo. nostro bel paese, purtroppo, e questa è istigazione all'odio e alla violenza. Se io invece, se io nei social colpisco la reputazione di una donna, e questo accade tantissime volte. Costantemente. L'osservatorio Vox della Statale di Milano, che raccoglie l'odio in rete, soprattutto misogino, ci sta dicendo che soprattutto durante la pandemia questo è aumentato esponenzialmente. Ecco, se io attraverso i social colpisco la reputazione, la vita privata di una donna con epiteti sessisti, colpendo la sua vita privata per colpire la sua vita pubblica, la sua vita lavorativa, la sua carriera, allora quella è un'istigazione all'odio e alla violenza e alla discriminazione, perché io utilizzo un mezzo pubblico che ha una risonanza elevatissima e metto in pericolo quella persona e la metto in pericolo e la espongo a possibili violenze, discriminazioni, eccetera. Questa è l'istigazione all'odio. Se Esatto. invece dentro un consesso, una cena di amici, o c'è qualche razzista che esprime delle opinioni che sono assolutamente inaccettabili, però Certo, da rimangono un delle punto di vista, opinioni, esatto. nessuno le può mai sanzionare, perché sono comunque delle opinioni. Ecco perché è sempre bene fare una grande differenza tra l'istigazione all'odio e l'opinione. Nel nostro ordinamento la giurisprudenza ha sempre avuto un disfavore nel colpire i reati di opinione, proprio perché è un ambito molto delicato, è anche una delle preoccupazioni della Chiesa, no? Ma Certo. voglio dire, nessun giudice potrebbe prendere la legge Zan e colpire le opinioni, perché questo sarebbe incostituzionale, Direttamente. come non lo fa oggi con la legge Mancino per i reati di odio razziale o religioso. Religioso. E Nicola ti scrive, ti dice: ma se così tante persone in Italia sono a favore dei pari diritti, è possibile che siamo ancora così indietro? Che è anche quello che volevo chiederti io, cioè, come mai l'Italia, secondo te, è così indietro sulle tematiche LGBT? Ma anche sulla misoginia, direi. Sì, in generale, perché il nostro paese è ancora fortemente intriso di una cultura patriarcale, sessista, eteronormativa, che diciamo, ha costruito il posto della società dell'uomo e della donna secondo un binarismo, no? Che
attribuisce dei ruoli specifici e ben distinti. E dunque praticamente tutti noi cresciamo, siamo cresciuti anche a scuola dentro degli stereotipi di genere che se non vengono decostruiti, anche grazie all'aiuto degli insegnanti della scuola, uno cresce con introiettando, no, questa cosa per cui la donna deve vestirsi di rosa, il maschio deve vestirsi di azzurro, il maschio deve giocare solo con i carri armati, i soldatini, le ragazze Con le solo Barbie. con... Dunque se c'è un ragazzino che chiede ai propri genitori che vuole il forno, no, per Natale per cucinare, no, quello è un regalo da femmina, ti dobbiamo regalare il robot, La no, cosa quel... ecco. machista, eh. Ecco, allora tutti questi stereotipi con cui noi cresciamo poi diventano dei macigni e possono poi, se una persona non fa un lavoro su se stesso, possono diventare pregiudizio, odio e persino violenza e Certo. sopraffazione nei confronti dell'altro. Ecco perché è importante che accanto, diciamo, al contrasto dei crimini d'odio con una legge di questo tipo, ci sia poi detto di L. Zan, ci sono poi tutta una serie di iniziative di prevenzione, no, Sì, nella cioè bisogna scuola, lavorare di pari passo, cioè da una parte le leggi devono inserirci in una realtà di pari diritti e senza un'educazione di genere, dall'altra parte ci deve essere effettivamente anche a livello culturale e di educazione una apertura verso quello che è appunto un'educazione non di genere. Ma secondo te, vabbè, ora abbiamo visto queste dichiarazioni di Parolin che appunto come dicevi tu in un certo senso fanno un po' un passo indietro rispetto alla negazione totale dei giorni scorsi, ma questo secondo te rallenterà in generale la calendarizzazione? questo non lo so, so che la Capigruppo ha deciso ieri che voterà il 6 luglio la calendarizzazione in aula per il 16, dunque in teoria la legge, se non ci sono altri colpi di scena, ma io qualche colpo di scena da qui al 16 luglio francamente me lo aspetto, dovrebbe comunque andare in aula. Ora è chiaro che in aula contano i voti dei senatori e delle senatrici, no? E dunque noi dovremmo lavorare moltissimo per spiegare e per fugare tutti i dubbi, perché poi sono i senatori che votano. Allo stesso tempo, visto che siamo nel mese del Pride e visto che comunque c'è stata una grandissima mobilitazione, soprattutto di giovani giovanissimi, che sentono questa come una battaglia e un Di impegno civile tutti. fondamentale di tutti, e questo mi fa ben sperare, perché se vediamo i branchi di baby gang che aggrediscono le persone per strada perché si tengono per mano, e lì c'è un grosso lavoro da fare su quei ragazzi, dall'altra parte però ci sono la stragrande maggioranza dei ragazzi di oggi, la generazione Z, insomma, una serie di nuovissime generazioni che non, sono molto Sì, più avanti di cioè, questa non legge, sono molto più avanti percepiscono del nostro proprio, linguaggio. esatto, sì. Cioè E la nostra dunque io. generazione è una generazione che in un certo senso ha dovuto fare i conti con un cambio culturale. Le nuove generazioni invece nascono già con un approccio completamente diverso, sia per quanto riguarda l'immigrazione, sia per quanto riguarda in generale diciamo, le tematiche LGBT. Ma secondo te, prima tu parlavi della possibilità di eventuali modifiche al DDL, quali sono i punti fermi e quali sono le cose sulle quali si potrebbe lavorare? Allora, intanto la legge che noi abbiamo approvato alla Camera è già il frutto di una lunga mediazione. Dunque dobbiamo stare molto attenti e maneggiare con cura una legge contro le discriminazioni e i crimini d'odio, perché stiamo parlando non di questioni economiche, ma stiamo parlando della vita delle persone. Dunque ogni parola che si sposta, che si toglie o che si aggiusta può avere una ricaduta pesante nella vita, nella qualità delle persone, sulla carne viva delle persone, che soprattutto sono quelle che noi vogliamo tutelare, perché sono quelle Certo. più vulnerabili, perché viviamo ancora in una società che ha un retaggio, diciamo, Sessista. arretrato, molto sessista e molto, appunto, molto forte. Dunque,
Tornando anche alla primissima domanda, io voglio fare veramente continuamente un appello anche ai senatori, perché spetta loro adesso, noi deputati abbiamo già fatto il nostro lavoro alla Camera. Il Parlamento deve dare delle risposte, non può più aspettare, questo è il sesto tentativo. Ecco perché di fronte a tutti questi ragionamenti, cosa cambiare, cosa non cambiare, attenzione, non è uno scambio di figurine, stiamo parlando della vita delle persone. Dunque, già questa è una mediazione fatta in modo, secondo me, è un punto di equilibrio molto avanzato la legge che è arrivata. Che è stata approvata alla Camera e che adesso è al Senato. Dunque, l'appello che io faccio ai senatori è approvarla così com'è sarebbe comunque un risultato importante, che darebbe subito la legge a questo paese, perché se non la cambiamo dobbiamo tornare alla Camera e questo allungherebbe di molto i Tempi. tempi, con il rischio veramente di finire in un binario morto, di far finire la legge. Dunque, a questo punto non c'è molta altra scelta, bisogna approvarla così com'è, respingere tutti gli emendamenti della Lega e di Fratelli d'Italia che hanno già promesso che faranno il loro santo ostruzionismo e mi permetto di usare questa, di fare questa battuta, Strano, non però l'avremmo mai detto. ecco, però insomma i senatori democratici che hanno a cuore, sono la maggioranza che hanno a cuore questa legge, devono assolutamente portarla a casa. Pensate a quanti ragazzini che subiscono insulti quotidiani, violenze, bullismi e che addirittura pensano anche al gesto estremo del suicidio. Ce ne sono Certo, tantissimi. tantissimo. Giampaolo ti chiede come si fa a rispondere a chi dice che è una legge liberticida pur dicendogli che è previsto il pluralismo delle idee? Quello prima, che non è una legge liberticida, questa è una grande fake news, perché noi prendiamo una legge già collaudata, che è la legge Reale Mancino, e la estendiamo alle altre forme di discriminazione. Se fosse liberticida la legge Zan, sarebbe liberticida anche la legge Anche. Mancino. Esatto. E Francesco invece ti chiedeva, ma secondo te, c'è il rischio che non ci siano i numeri? Oppure no, per far passare la legge? Allora, se tutti i senatori dei gruppi parlamentari che hanno votato la legge alla Camera, la votano anche al Senato, i numeri sono, diciamo, c'è una maggioranza, abbondante, diciamo così, per approvarla. Se invece, un gruppo parlamentare, fa degli scherzi e comincia a dire no, ma se c'è l'accordo, altrimenti noi. Ecco, allora. Siccome ci saranno i voti segreti, non vorrei che utilizzassero i voti segreti per affossare la legge, ma a quel punto si assumerebbero la loro responsabilità. Io non posso essere io, certamente, che ho approvato la legge alla Camera, che ho raggiunto quella mediazione, a dire quale mediazione devono fare loro. Devono essere i senatori nell'ambito delle loro prerogative, della loro autonomia, decidere. Quello che posso fare io è fare loro Certo. un appello affinché la legge venga approvata così com'è. Senti, io ti ringrazio molto e spero di poterti risentire poi per, io voglio dire per festeggiare, voglio pensare positivo, anche se la parola positivo quest'anno non ha più l'accezione positiva, però ecco, vorrei riuscire a festeggiare con te e ti lascio andare, ti ringrazio intanto moltissimo per essere stato con noi. Grazie, grazie a voi, grazie Zeina di questa opportunità, grazie a tutta la fanpage. Un bacio, ciao, grazie mille, buon Ciao. lavoro!